Ciao amici, bella a tutti, ben ritrovati dal vostro Giampi. Siamo qui per il turno infrasettimanale della Serie A Team e adesso andremo a fare i pronostici. Nell'ultima volta dei pronostici ho sbagliato due partite in pieno su 10 e... però devo dire che 8 li ho presi, a parte la doppia chance che avevo messo e ne ho sbagliato in una, ma devo dire che bene o male sono andati abbastanza bene. Ovvio che prenderne 10 su 10 è difficile, comunque noi ci proveremo sempre, ma non perdiamo tempo e partiamo subito. Ok, allora partiamo sempre dal mio punto dolente, già la volta scorsa, dalla mia Sampdoria. Martedì, quindi domani sera alle 20:45, Inter-Samp. Non ci perdiamo in chiacchiere, facciamo anche abbastanza veloce, quindi io per il momento dico solo che per i risultati rispetto i valori che si vedono per il momento, che stanno facendo vedere le squadre, quindi direi o 1x o gol. Poi mercoledì alle 18 Atalanta-Verona, 1, non si discute, il valore dell'Atalanta è troppo forte. Poi alle 20:45 ci sono tutte le altre, tra cui allora Bologna-Lazio. Ecco, anche qui direi che c'è poco da discutere, la Lazio sta giocando benissimo, quindi 2 o over. Poi Cagliari-Benevento, ecco, questa è una partita che non mi fido, prima o poi sto Benevento dovrà fare i punti, ma dovrà, quindi io direi per sicurezza, vabbè, se stai a vedere i valori in campo metti 1, ma io ci metterei anche 1-2. È meno pagato, però stiamo più tranquilli perché il Benevento prima o poi dovrà farlo scherzo, quindi 1-2. Poi Chievo-Milan, onestamente io questa non me la giocherei, non me la giocherei. L'unica cosa che mi sento di consigliarvi forse è gol, ma occhio. Poi Fiorentina-Toro, per il valore, quello che stanno facendo vedere al momento, la Fiorentina sembra un attimino, ma anche la Roma non ha demeritato assolutamente il Toro con la Roma, non ha demeritato, quindi mettiamo 1x direi. Genoa-Napoli, allora non c'è poco da discutere, 2 over, punto. Juve-Spal, 1, ma se pagato troppo poco l'1 potete mettere over, qualcosa in più ve la dà. Roma-Crotone, abbiamo visto quello che ha fatto la Samp, vediamo adesso la Roma, ma credo che non ci sono assolutamente problemi, capace che rifà la stessa partita, quindi o 1 o over. E per chiudere Sassuolo-Udinese, ecco, questa è un'altra partita che io non mi giocherei, proprio non me la giocherei, quindi però vi do una doppia chance, io metterei o x, me la vedo da x questa partita, o per stare un attimino un po' più tranquilli, avere un attimo gol. Questo è quello che io mi sento. Bene, detto questo, cosa vi devo dire di altro? Siamo stati velocissimi oggi, anche perché il turno è infrasettimanale, quindi c'è un po' di... Non c'è la solita calma che c'è nel weekend, e quindi... Però non ho mancato di fare il mio pronostico e spero sempre di portarvi fortuna. E niente, quindi buon campionato a tutti, buon turno infrasettimanale, mi raccomando, come consiglio sempre a tutti, fate bene, ciao.